Basta, non c'è da fare niente oggi, Lorenzo. Tre video, tre, ve l'avevo promessi. Dopo i primi due video, nella quale andavamo a vedere i giocatori più hypati della prima giornata, i giocatori deprezzati della prima giornata, andiamo a vedere le cinque sorprese svelate dalla prima giornata, quei giocatori che volevate prendere a uno e che invece si sono svelati così prima della vostra asta e quindi non prenderete sicuramente a uno. Prima di iniziare vi ricordo di scaricare l'app di OneFootball dal link qui sotto in descrizione, perché parla di calcio a 360 gradi con tre clic. Basta, l'hai sentita tre volte già, basta. Scaricalo sotto, porca miseria, perché è un modo molto carino di supportare questo canale e soprattutto è un'applicazione molto interessante, soprattutto in questi periodi, ragazzi, di asta e fantacalcio, dove la mattina vi svegliate dovete cliccare. Porca miseria, tutte quante le applicazioni più belle che ci sono per restare aggiornati veramente su tutte quante quello che succede. Oh, porca miseria. Tre video, ragazzi, un attimo, vado sul pallone. E prima di iniziare vi ricordo anche di iscrivervi a questo canale qualora non aveste ancora fatto. Iscrivetevi, voglio arrivare a 20.000 prima dell'asta. Iscrivetevi ai miei vari social, Consigli Fantacalcio su Twitch, dove facciamo live del venerdì del pre-prepartita. E poi Lorenzo Cantellini Official su Instagram. Basta, basta, iniziamo. Allora, dov'è? Eccolo qua. Le 5 sorprese svelate dalla prima giornata. Al quinto posto chi c'è? Rui Patricio. Sì, proprio lui, quello che avevo detto per carità prenderei meglio non so chi. E dopo un precampionato pessimo, due papere, la papera all'europeo veramente pessimo, parte alla grandissima prestazione mostre, 7, un gol subito, ma non per colpa sua, anzi, veramente prestazione maiuscola. Giocatore che poteva addirittura finire in seconda fascia nelle leghe a 8 e che invece ora torna in auge. Ci sono stati portieri che hanno reso poco, Rui Patricio è uno che ha reso tanto e dunque il suo valore aumenta. E dunque, se pensavate di prenderlo a poco e di risparmiare sulla porta per poi andare a cicciare qualcosa di interessante in attacco, Rui Patricio non è quello che fa per voi. Lo pagherete, secondo me lo pagherete, soprattutto se avete romanisti nella vostra lega. Quarto posto, Vidal. Perché metto Vidal? Perché nella scorsa live un ragazzo mi aveva chiesto: secondo te un'idea interessante prendere Vidal? Io ho detto sì, secondo me come ottavo slot di centrocampo preso a uno può essere il sostituto di Barella, dunque le partite che non giocherà Barella, giocherà Vidal, che comunque sia un giocatore che per me negli schemi di Inzaghi può integrarsi alla perfezione, giocatore che ha rifiutato altre offerte per giocarsi le sue chance all'Inter, giocatore di una carisma incredibile, di una classe sopraffina. E la prima giornata l'ha fatto vedere tutto questo, 7 e mezzo, più gol, più assist, si preannuncia una stagione da protagonista per Vidal. E dunque chi voleva prenderlo a uno come ottavo slot, come consigliato dal Canta, non potrà più prenderlo perché ovviamente il suo valore è salito a dismisura e dunque diventa un quinto slot di centrocampo e dunque si paga, ragazzi. Attenzione, ora non so se è più così conveniente prenderlo come avevo detto nella live. Terzo posto, Bonazzoli, 7, ma soprattutto il rigore calciato con Juric in campo. Dunque il rigorista non è Juric, ma è Bonazzoli, ma non c'era Simi. Quindi che succede? Sarà Bonazzoli il rigorista? Sarà Simi il rigorista? Che cacchio tira i rigori nella Salernitana? Non lo sappiamo, però Bonazzoli, prestazione assolutamente interessante, visto che c'era Simi. Visto che c'era Juric, Bonazzoli era un giocatore che partiva a 1 sicuramente nelle Lega da 8 come sesto slot. E invece che succede? Bonazzoli diventa un ottimo quarto slot e quindi lo pagate. Lo pagate e quindi probabilmente non sarà più così conveniente come si preannunciava la settimana scorsa, soprattutto perché non sappiamo se effettivamente lui è il rigorista oppure no della Salernitana. Secondo posto, De Silvestri. 8 più doppietti, ma come non l'hai messo al primo posto? No, perché al primo posto c'è, non mi ricordo, boh, ho fatto le grafiche, inizio a avere problemi di memoria, non lo so, De Silvestri, dicevo 8 più doppietta, e dunque De Silvestri, che era il classico giocatore a completare l'ottavo slot, il giocatore titolare che prende 5,5/6 dopo la doppietta della prima giornata, ovviamente chi ha l'asta questa settimana, quanto lo pagherete? Lo pagherete un botto, veramente quasi ai livelli, credo, di Di Lorenzo, e quindi ragazzi, attenzione, adesso De Silvestri non credo che faccia due gol a partita, per carità, è partito benissimo, magari stagione da protagonista, però ricordiamoci che è un terzino del Bologna. Ecco, paghiamolo come un buon terzino del Bologna. Ed andiamo a concludere al primo posto con lui, la vera sorpresa di questa giornata, il giocatore che state chiedendo tutti quanti: ma chi è? È vero, Bandinelli! Porca miseria, nessuno si aspettava l'esplodio di questo giocatore. 6 e mezzo più gol, voto anche qui non trascendentale, ma prestazione veramente maiuscola. Prestazione assolutamente maiuscola, gol contro Lazio per Bacco, un altro gol che stava per realizzare, se faceva doppietta diventava veramente il giocatore più hypato, più di Molina secondo me. Io non l'avevo neanche preso in considerazione sinceramente nei miei video.
E invece, ragazzi, è un giocatore che si inserisce molto. Si inserisce molto, ha un ottimo tiro, un'ottima visione di gioco. E ovviamente non lo prendete a uno, perché la prestazione è stata veramente interessante. E quindi non lo prendete a uno, però ancora, ragazzi, in molti non lo conoscono. Dunque, soprattutto quelli che fanno il fantacalcio così, no, d'amblè, non lo conoscono. E dunque, ragazzi, attenzione, potete prendere, adesso non credo lo prenderete a uno, però secondo me 4-5 lo potete spuntare. È un ottimo, ragazzi, un ottimo giocatore di complemento per il centrocampo. Si conclude qui il terzo e ultimo video con il resoconto della prima giornata dal punto di vista fantacalcistico come aiuto per la vostra asta. Ci vediamo, non so, o domani o dopodomani, seguitemi su Instagram per sapere quando, con il mega video su come comportarvi durante l'asta. E perché è bene sapere i giocatori, è bene sapere chi ha segnato, è bene sapere lo storico degli allenatori, ma è anche molto importante sapere come comportarsi all'asta, quali carenze sfruttare dei vostri avversari, che strategie attuare, sia che facciate a chiamata, sia che facciate a come cacchio si chiama, a random, porca miseria, non mi viene il termine, ossia che facciate a busta chiusa. Perché fate a busta? No, busta chiusa no, basta, busta chiusa mi rifiuto di fare il video sulla busta chiusa. Nel frattempo, un saluto dal vascello pirata più famoso del web e niente, gustatevi questi tre video. Ciao ragazzi!